Sassini, Jubal. Удех! Davvero ci credi? Sophie! Lara! Sì? Sono Corianka. Un Urato mi ha parlato molto di te. Sono stata io ad aprire la strada verso le vecchie caserme quando hanno catturato Ezli. E so che anche tu hai fatto la tua parte. Siamo sorelle unite dalla stessa causa. Ah, capisco. Il tuo tatuaggio, sei... Una delle teste glabre, sì. Ma era tutto diverso prima dell'arrivo di Amaru. Lottavamo per un'altra causa. Lui ha sciolto il mio ordine per favorire i suoi sacerdoti. Ormai rimango solo io. Ma ho giurato che non mi sarei mai tirata indietro.
Quindi ora indosso i colori della ribellione e sono fedele alla regina Unurato. Beh, la reputazione delle teste glabre mi è ben nota. Dal punto di vista storico, intendo. È un onore. Sei gentile. Ti ho sentito parlare dell'imperatore Sinchichika. Sì, il primo imperatore di Paititi. Era un antenato di Unurato. Ha creato lui l'era in cui viviamo. Tutto quello che vedi, quello per cui combattiamo oggi. Non avevo mai sentito parlare di questo scudo. Lo scudo del creatore delle ere. È la prova che la ribellione ha bisogno che Unurato guidi Paititi in una nuova epoca. Sullo scudo è inciso il rituale di iniziazione. Esso proverà che la regina Unurato è la prossima creatrice delle ere, che solo lei può forgiare il nostro destino, e non quel falso dio, Amaru. E dove si trova lo scudo? È nascosto, nelle viscere della montagna, oltre il sentiero di Urakan. Il sentiero di Urakan? È una prova a cui deve sottoporsi chiunque cerchi lo scudo. Avete provato a recuperarlo? Era la mia missione, ma dopo la cattura di Ezli, le priorità sono cambiate. Ora che l'abbiamo liberato, il culto sa che stiamo tramando qualcosa. Devo addestrare i nostri guerrieri. Non posso occuparmi dello scudo. Ma se aspettiamo troppo, temo che Amaru possa trovarlo per primo e impedire l'investitura di Unurato. Se Amaru trova lo scudo, potrà riunire Paititi inventandosi una storia qualunque e autoproclamarsi creatore delle ere, ricreando così il mondo a suo piacimento. Già. Non posso permetterglielo. Speravo di sentirtelo dire. Quello là con Ucio è un mio amico, si chiama Jonah. Avviserò lui se trovo qualcosa. Allora gli starò vicina. Grazie, Lara.
Conquistare Brescia. Non pensavo fossero arrivati fin qui. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Forse il ponte è crollato per via di un terremoto. Sono riusciti ad aprire la porta. Sono passati dal pavimento. Potrebbe essere il santuario di Shalak. Speriamo che porti a tempo. Thank you.
Il vento ha eroso queste strutture per sempre. Lo scudo non c'è più. Jonah! Lara, che succede? Passami Corianca. Corianca, hanno preso lo scudo. Amaru ci avrà preceduti, ma non si arrischierebbe a riportarlo in città. Deve essere ancora più in profondità, dentro la montagna. Va bene, vado a cercarlo. Mancato poco. Chakikale pechaktap tumenik shulin kolel matushanta lukuchul leishkevano.
mia impavida Corianchi. Pampocili, svalcune saholal. Quaco col can muchaik cacci. Deve esserci per forza un ingresso. Deve esserci un modo di entrare. Devo entrare lì. Yoke luchai kotzil il kukulkan. Sasil kun simpakat kukulkan. Tush bin ich. Mata chukiken.
Jonah, Koryanka aveva ragione. Il culto aveva spostato lo scudo ancora più a fondo. Koryanka, Lara l'ha trovato. Lo scudo del creatore delle ere, sapevo che esisteva. È splendido. Sono... Trovatela! Cavolo. Lara, che succede? C'è qualcuno qui. Ora ti stanno io. Dali popolece. Tu men weyanti wetel kukulkan. Ce ne sono ancora. Scalanti Gumbe Ginzilin! Che si cavò! Ubabak Beyo, Elulchaite Chotzilil Kukulkan. Umok Kap Jetel Topolece, tu men weyantin wetel kukulkan. Ketsamuke, winkilal yetel winkul. Matu beita limbo che si kimbai. Ora ti stanno io. Rourke, merda. Croft, ma quella piattola non muore mai. Si è fottuta lo scudo, cazzo! Sparatele, cazzo! Incrociato. Dall'infuoco di Kimbo, Dunni, Shokol!
Attenzione! L'ho localizzato! Pronti alla battaglia! Ho bisogno di... Stabili condizioni! Sono sotto il fuoco nemico! Aspettate un attimo! Credete se ne sia andata? State in guardia. Difendiamo il lato debole. Bersaglio riacquisito. Colpita. È come se tu fossi già morto. Questa storia si chiude qui. Perché non ti arrendi? Devo tornare al villaggio. Dunque, ci sono. Lara, ce l'hai fatta. Lo scudo del creatore delle ere. È... Qualcosa non va? È il rituale. Sacrificare l'intreccio. No, non l'intreccio. Il destino. E sacrificare può anche significare creare. L'interpretazione tradizionale è forgiamo noi il destino. Proprio come pensavo. Guarda questo simbolo. Antenati. Ma non potrebbe anche significare impostori? Sì, è questo che vuole Amaru. Provare che chiunque può forgiare il destino, non solo i discendenti del primo imperatore. Hai ragione. Nessuno deve vederlo. La verità incrinerebbe la fede di un murato. Rischierebbe di compromettere l'intera ribellione. Finirebbe solo per rafforzare la convinzione che è Amaru il predestinato a ricreare il mondo. Lara, dobbiamo distruggerlo. Deve esserci un altro modo. Ma la verità prima o poi verrebbe a galla. Forse hai ragione. Facciamolo insieme. Come sorelle. Insieme. A prescindere dal risultato, hai mostrato grande coraggio nel recuperare lo scudo. Questo arco mi fu donato quando entrai nelle teste glabre. Mai arretrare in battaglia. Questo è il nostro giuramento. Lara, anche tu oggi non sei mai arretrata in battaglia. Hai l'anima di una testa glabra. Sarei onorata se accettassi l'arco. Corianca. Credimi, l'onore è tutto mio. Grazie. È quello lo scudo? Non voglio neanche sapere perché lo stai bruciando. Sono solo felice che tu ce l'abbia fatta, di nuovo.
Yeah.